tornare anche in altre serie a guardare il programma con persone che io adoravo come fossero degli dèi quando ero ragazzo e che sono sedute in questa poltrona, in piedi qui, alla mia sinistra e anche seduti davanti a me, praticamente tutti voi, e che ho l'occasione di avere e di imparare tantissimo questa sera. Lo dico veramente imparare, non solamente dicendo sono qui a portare delle nozioni a me stessa, con la consapevolezza che veramente anche una piccola mostra come questa cambia qualcosa dentro. Io la vivo questa mostra ormai quotidianamente, sento una forma di alchimia che accade dentro di me. Lascio la parola adesso al vero ideatore della mostra, secondo me veramente formidabile, che è Fortunato D'Amico. Volevamo fare una chiacchierata, probabilmente una chiacchierata forse diventa meglio così, no Patrizio? Allora, io provo il microfono. Sì. Il microfono ce l'abbiamo. Ma non credo che sia. Sto scherzando, sto scherzando. Credo che sia facile. Siamo tutte e due senza voce, no? E quindi niente, la chiacchierata sicuramente viene meglio intorno, proprio così. Dobbiamo fare un fuoco, non si può. Non abbiamo la perché l'ambientazione qui mi ricorda qualcosa. Avviciniamo. Mi ricorda. Beh, tanto dobbiamo vedere sopra la nostra testa. Ma si ricorda fisicamente il posto. Forse è una cosa che manca, vuole zanzare. Non è stagione, prossima sera io direi di. Perché tra un po' mi serve la presa. Va bene, giustamente diceva. Scusa, non volete che spenga la luce di basso? Sì, ma mi devo attaccare l'elettricità tra poco. Basta che ci illumini bene.